Cosa ne pensa di questo maggio che sembra ottobre? Non lo so, diciamo che è dicembre, non è più maggio, ma è dicembre. Buongiorno! Mattina pure so visto. Già sei venuto qua, dopo Giovanni. A proposito di Giovanni, del nostro tecnico meteorologo, parliamo di maltempo. Pierino, lo sai chi era Pierino che andava a scuola? Sì. Andava a scuola, allora la maestra gli avesse un compito, lambedone e tiravento. Pierino ci ha scritto svolgimento, fregati che brutto tempo, ci ha scritto Pierino. E così è il mese di maggio, giugno, e così è. Si dice, si è sempre detto così. Lei non lo sa perché è una ragazzina. Non esageriamo. C'è ancora il dentino da latte. E anche se gli stabilimenti hanno messo già gli ombrelloni, ma non c'è chiaramente l'affluenza del turista. Beh, più che ombrelloni adesso gli ombrelli sono aperti. Esattamente. Non è maggio, è gennaio. Quindi diciamo siamo andati avanti nel tempo. Sì, certo. Sì. Dipende tutto da là sopra. Il nostro tecnico Diego Martelli chiede se lei è meteoropatico. Un inferno sto passando. Perché? Perché fa male tutto, la schiena, le gambe, il reumatismo si attacca dappertutto. E poi ci sono anche ripercussioni negative, per esempio per i fiumi, abbiamo visto anche le frane. È vero che la manutenzione non si fa più come prima, però c'è anche forse dall'alto che... Qualcuno ci vuole punire? Sì, forse anche questo. La colpa è della politica che ha permesso a delle dovute persone, perché il piccolo non può andare a costruire sull'argine delle cose. Gli alberi che ci stavano l'hanno tolto. Ormai siamo stanchi, inabituati, la siccità ormai dice che basta. Piove secondo lei oggi? No. È un'illusione ottica, sono allergico alla pioggia. Non è mai successo, insomma, che 15 giorni di fila a piovere, mo che dura fino alla fine del mese. State parlando del maltempo. È sempre, questi giorni. Ma in italiano ha rotto le scatole il tempo. Che cambia la prossima settimana. Che io devo andare in bici. Io devo andare al mare, devo andare al mare. Noi facciamo un giro e poi prendiamo un po' di porchetta e andiamo a casa. Una novità, insomma, la pioggia. Sì, perché da parecchio che non piove. Però c'è sempre la porchetta ristoratrice. Sì, con la pizza però, non con il panino, perché volendo con le fave. Ma proprio siamo in inverno pieno. Eh sì, perché fa freddo, allora ci vuole la polenta. Sì, arriverà l'estate, verso novembre, dicembre.